Buonasera, bentornati su Pokémon Scarlatto. L'ultima volta abbiamo affrontato la Lega e l'abbiamo squartata tutti coloro. Oddio, un paio di episodi se la siamo pure vista brutta, però grosso modo abbiamo fatto le nostre cosucce. E mo Nemi ci ha sfidato dichiarandosi apertamente nostra rivale, quindi... Dai, il cane dentro la roccia, porca miseria, e mi interrompe. Quindi adesso noi andiamo dritti dritti da Nemi, combattiamo e poi finalmente potremo andarcene ad esplorare l'area Z. Io terrò la stessa squadra con la quale ho sconfitto la Lega. Che succede? Partita da Gatsin, fa tutto da sé, va da solo. Ah. Piazza centrale è questa qua giù o quella sopra? Sarebbe sia 74. Ci siamo quasi. Ah, ecco di qui. Sei pronto a una lotta tra campioni? Secondo me non è una lotta, è tipo... Se si sparsa la voce, è la nostra sfida, come puoi intuire dal pubblico che si è creato. E tra tutte le persone qui presenti... Nessuno è più gasato di me. Questo sarà tipo i titoli di coda, della prima parte. Tutti ci sono. Questo palcoscenico si scontreranno... La mia vera potenza... Il tuo talento al massimo dello splendore. Chi avrà la meglio tra noi due? Lottiamo e lo scopriremo. C'è una lotta vera e propria. Ipper Rock. La buon'ora, ti ho aspettato un bel po'. Iniziamo dunque la lotta più grandiosa di tutte. Livello è 65. Tetanosi. Bravo, per Dio. Oh, che bello. Già è uscita la patch tipo ieri l'altro, non mi ricordo. Oggi siamo al 9 dicembre. È uscita qualche giorno fa, non so di preciso quando. E finalmente hanno messo che quando dormono, chiudono gli occhietti. Che non si poteva vedere che stavano come Gandalf con gli occhi aperti. Earthworm acciaio, vai. Che pure terra, rischio grosso, però so. I rapporti fra i tipi prima di ogni altra cosa e vedo che li ricordi ancora. E certo, è chiaro. Budra, sappia. Budra è di tipo drago e basta, se non sbaglio. Qui a regola lui dovrebbe essere più che sufficiente. Chissà se c'ha anche sprigatito alla fine. Ma che è tipo su, ma avrebbe fatto molto male. Terry finalmente al massimo della forza. Oh, i tipi, Nemi, i tipi, la tipologia, un brutto colpo, qui, ora, in questa lotta. Certo che non c'è limite alla tua fortuna. Eh sì. Non succede all'altro, è sempre culo. Paumont, abbia. Ah,
Dato che non c'ho terremoto, batti terra e fa tutto sudato. Invece sì. Tutto un spars normale. Ma è proprio scarso il mio stile, però, gli unici che resistono resistono gira a vita, questa è di terra, secondo me. Io ritiro zuffa. Devo proprio esplodere. Dopo aver resistito non è proprio così scarso. Dai. Mio scarata è l'ultimo, quindi scontro fra i tre, fra i due, il terzo sarebbe quasi e non c'è, tra i due rivali storici, quindi sarà questo il mio ultimo Pokémon, e sì, sono certa che ce la metterà tutta. Eutera cristallizzo, tieni. Brilla, riluci, splendi come solo tu sai fare, sei tu il mio più grande tesoro. Proprio quello che ho intenzione di fare. Piagne però, dai, eri tutta casata, su. Ce l'hai fatta! Incredibile, inimmaginabile, sei il più forte che ci sia, oh che gioia! Ci voleva tanto, ho tirato fuori fino all'ultima briciola della mia forza. Fino all'ultimissima, eppure, eppure... Le lotte Pokémon sono la fine del mondo. Mi sono divertita come mai prima in vita mia. Grazie, davvero. E la prossima volta vincerò io. Antonio, che ne dici se facciamo una piccola pausa? Ah, un po' la pausa. Subito dopo un'altra lotta. Lotta mentale questa. Vediamo un po' che Pokémon manderò in campo per sbaragliarti. È Goku questa. Leggevo i miei mini, è davvero Goku. Malata delle lotte questa. Completato. Ok, adesso manca l'area zero. Rotto, rotto, rotto. È Pepe questo? Ehi, sono io, Pepe. Ah, giù, bello, giù. Questo qui sente la tua voce e subito si scatena. Ah, giusto, ti avevo chiamato per un altro motivo. Ti ricordi l'escursione all'area zero che ti dicevo, sì?
È certo che te ne ricordi, a te non sfuggeva niente di niente. Beh, ho trovato due persone disposte a venire con noi. Non ci è voluto molto, visto quanto ti sei impegnato qua e là per la regione. La tua ottima reputazione ti precede. Ora che siamo così in tanti non avrei niente da ridire, spero. Allora, ci vediamo tutti e quattro all'arena, all'area zero. Raggiungici appena puoi. Siamo dati appuntamento al varco zero. Ti mando la posizione precisa. Datti una mossa, ok? Volo. Aspettiamo. Map, map. Tu pare così? Allora, il varco zero che dici? Io. Prima della scuola. Dai, che volete? Mannaggia, che volete? Che cosa volete? Ah no, questo è quello della quest. Che è rimasta aperta. Dice, quando trovi la spezia, portamela. Sì, sì, mi sono sbagliato. Non ce l'ho. L'unica è la presidenza che non ho. Oh, sono studente modello, sono campione della Lega. Ho battuto pure la capa di tutti i capi lì. La super campionessa e la ringrazio di cuore per quanto ha fatto nel corso dell'operazione Stardust. In qualità di preside, mi rincuora sapere che le travagliate circostanze in cui si ritrova la signorina Penny si siano risolte per il meglio. E so per certo che Penny stessa le è estremamente riconoscente. Sono conscio di non essere nella posizione di poter avanzare ulteriori richieste, ma sarei oltremodo felice se potesse continuare a offrire la sua amicizia alla signorina Penny. Certamente. Quanta gioia ha portato il suo arrivo in questa scuola. Vorrei offrirle un dono degno del mio apprezzamento. Molto gran bevita. I soldi mi dai. Mi auspico che lei continui a essere la persona ineccepibile che ha dimostrato di essere fino ad ora, mio caro solo. Così avete fatto amicizia. Ciao, vado all'aria zero. Vediamo se è una zona abbastanza grossa. Se non grossa a livello di estinzione, ma su livelli va bene. Perché ci dovrebbe essere zona superiore, zona centrale e zona area zero, di quella più bassa di tutti. Allora, messo un varco da nord, un po' più in giù. Mi ricordo che era tipo chiuso questo, può essere. Ehi, da questa parte, forza! La roba lì è il varco zero, è una struttura usata per monitorare l'area zero che si trova all'interno della voragine di Valdea. È da lì che bisogna passare per scendere nella voragine. A proposito, quel Pokémon che ti porti dietro pare che venga proprio da lì, sai? O almeno ho sentito così. Magari è contento di tornare a casa finalmente, non che me ne importi molto in realtà. Comunque, le altre due persone che ho chiamato ci staranno già aspettando al varco zero. Avanti, canta in spalla. La via di casa. Wow, che buio! Pepe mi ha detto che qui avrei potuto trovare un mucchio di Pokémon tostissimi. Appena gli ho detto che avrebbe potuto lottare contro i Pokémon fenomenali, si è precipitata qua nel giro di 2 secondi. A scuola è una rompiscatole, ma in questo contesto potrebbe tornarci. Oh, vuoi attaccare Briga? Piuttosto, qualcuno vuole dirmi perché è così buio qui e dove caspita sono questi Pokémon? Sarà l'ultima volta che sono stato qui le luci erano. C
ci vediamo, ci vedo di nuovo. Che è successo? Le ho accese io. Ho detto che era Penny l'altra, era scontato. La modalità di risparmio energetico era attiva, pare. Ho creato il sistema e l'ho disabilitata manualmente. Ah, ma tu sei quella con lo zaino a forma di Ivy, quello morbidoso. Morbidoso? Mi chiamo Penny. È la prima volta che parliamo, vero? Piacere, io sono Nemi della prima A. Quindi, sei smanettari con i computer, per caso ti piacciono anche le lotte Pokémon? Ma quanto parli? Ho chiesto al preside di presentarmi qualcuno esperto di tecnologia ed eccola. Mi è bastato dirle che avrebbe potuto essere d'aiuto a sole e si è fiondata qui nel giro di un secondo. L'avventura non fa per me a dire il vero, ma sono in debito con Solia e io mantengo la parola data. Sei proprio irreprensibile, eh? Suppongo sia il caso che mi presenti pure io. Il mio nome è Pepe, le mie passioni sono il mio mouse tip, cucinare e... autenticazione biometrica in corso, autenticazione biometrica in corso. Hello, Solia, ti stavo aspettando. Ma caga tu figlio però te, no? Noto con piacere che sei venuto in buona compagnia. E tu saresti... Quella è mia mamma. Almeno, in teoria. Infatti. Vuol dire che la professoressa Olim... Numero di matricola 805C001 Nemi. Numero di matricola 803B121 Penny. Vi sono grata della visita. Professoressa, è un grandissimo onore incontrarla, o meglio, sentirla. E come fa a sapere di noi? Ne hai parlato tu? Fammi il piacere. Per prima cosa vorrei chiedervi di scendere nella voragine di Paldea. Potete raggiungere la sala sottostante usando l'ascensore alla vostra destra. Ok. Mamma, ascolta, io... Procedete oltre, per favore. Sta zitto. Non vanno d'accordo? Mi sa di no. Ok, mi metto vai di là, io vengo di qua. C'è qui. Questa sera cinesca non si apre, forse è rotta. Vedete se c'è qualcosa da pigliar fuori. Pare proprio di no. Queste cabine sono vulnerate. Gasso. Tutto. Da solo. Ah. Autenticazione biometrica completata. Nessuna irregolarità rilevata. Accesso a livello inferiore consentito. Wow, è una porta automatica. Non proprio, a me sembra controllata a distanza. Una volta usciti vi troverete al di sopra dell'area zero. Ok, immagino tu abbia portato il coraggio con te, sì. Sono grata per averlo coinvolto nelle tue avventure finora. Sfruttando la sua mossa cavalcatura planata dovreste riuscire a raggiungere l'area zero. Eh? Non c'è tipo un ascensore? E poi da quando è qua Coraidon può volare? Vi contatterò non appena sarete giù, vi auguro di arrivare tutti interi. Ma al solito non ascolta. Voglio proprio vedere i Pokémon dell'area zero con i miei occhi, dai sbrighiamoci. Sì, anche perché dice ci stanno un sacco di bestie. Non ha paura di niente quella ragazza. Se c'è solo grandi zanne e bestemmie. Faremmo meglio ad andare anche noi. C'è pieno di Pokémon mostruosi, eh. Posso salire in groppa ancora? Ma qui sì. Poi ti sei deciso a scendere, sì. Beh, aspettavo altro, allora si parte, forza, tira fuori quel Pokémon che porti. Ci vuoi andare, c'è? Tanto che
soffre di vertigini. Sa che hai ragione. Tranquillo, se siamo tutti insieme non c'è niente da temere. Eh sì. Non sono molto convinta, ma... Oh, ma è il mio che mi metti, sa la coda? Oh, fammi salire. Cosa della squadra di ricerca comunque mi piace un sacco. Che bel posto, sembra proprio un bel posticino. Eccomi di nuovo qui. Ho creduto di morire almeno un paio di volte. Oh, oh no. Tranquillo, va tutto bene. Tornato nella Pokéball di sua iniziativa. Magari aveva fame. Perché magari non aveva fame. Piuttosto, che fine ha fatto la rappresentante degli studenti? Siamo persi niente. Vero, non la vedo, dite che... Ehi, ragazzi! Questa già se ne... questo posto è pazzesco, già se n'è andata in giro. Forza, sbrighiamoci. Prudenza massima, eh. Autenticazione biometrica in corso, nessuna irregolarità rilevata nei quattro soggetti. Tutti i parametri vitali sono nella norma. Sembra che siate riusciti a scendere sani e salvi. Sani e salvi dopo quel viaggetto in prima classe? Siamo freschi come rose, altro che... Sono lieta di sentirlo. Oh, stronza, questa col film. L'unico metodo di discesa attualmente possibile è molto difficoltoso, per cui era un pensiero. Credo che non abbia colto il tuo sarcasmo. La ringrazio, ma non c'è bisogno che si preoccupi per noi. La vostra prossima destinazione è la parte più interna dell'area, il laboratorio zero, dove mi troverete ad aspettarvi. Tuttavia, l'unica entrata è chiusa da quattro meccanismi disattivabili solo dall'esterno, quindi... fuori dal mio campo d'azione. Quattro meccanismi di blocco. Vorrei quindi che visitaste le quattro stazioni di monitoraggio situate lungo il percorso. Una è tipo questa dietro qua. Qui troverete meccanismi di sblocco da disattivare man mano per poter proseguire. Vi auguro di uscirne incolumi. Quindi dobbiamo disattivare quattro meccanismi. Che bello, sembra quasi un videogioco. Beh, che aspettiamo? È ora di partire per le profondità dell'area zero. E loro mi seguono un po' tipo pet. No, non andate, li voglio tornare indietro a vedere quelle casette che... Monto su Coraido? Posso cadere in groppa? Ripartirà la musica. Che razza di musica strana è questa? Guarda che è il giraffa rig. 55. Bella questa colonna però. Bella anche questa di queste bestie qua. La. Ok.
una coda molto piccola, ma è un organo importante dotato di forti poteri psichici. Un 1000.000 jump là. Non c'è la mappa per lavorarci. Cos'è? E questa è l'area zero, è diversa dalle illustrazioni dei nostri libri di testo, molto più impressionante. No, aspetta, ma che fine ha fatto Goraido? È nata una Pokéball, per qualche motivo era spaventatissimo. Davvero, inizio a preoccuparmi. Un attimo, come facciamo a risalire senza di lui? L'ultima volta che sono stato qui, ho chiamato un volo taxi piangendo e l'ho implorato. Non ti sarebbe bastato scendere e chiedere aiuto alla professoressa? Non andate d'accordo? Certo che sei una bella impicciona. Perché te la prendi tanto? Pensi di essere speciale? Insomma, vi ricordo che siamo in ben mezzo in un'avventura. Cerchiamo di andare d'accordo. Club e belli così. Floette. Trilogia. Dai, ce l'ho, quello ce l'ho, quello ce l'ho. Apparito Venomoth. Grande sta zona comunque, bella. Ce n'è da gironzolare. Oh, un oggetto. Birbone, quelli ce l'ho. Tossi troppo alto. Così, un po' d'erba. Tre brillio, ma si trova un sacco di roba qui sotto. Lo pompa. Nero pietra. Ma che c'è qua? Sala. Un botto di exp qua. Ma è uno shiny, no? Mi pare. O se dovessimo scendere. Ma come? Come scendiamo senza Goraido? Se mi butto di sotto. Trovare la strada giusta, che è di là. Voilà. Finisco. Allora comunque quello che so vedere ce l'ho tutti. Queste bestie le ho prese tutte. Ho troppo alto. Ok.
Oddio, era l'acqua troppo alta. Non capito l'animazione. Raichu ce l'abbiamo, Girafarig ce l'abbiamo. Adesso pure ce l'abbiamo. Quindi come siete conosciuti tu e Solia? Diciamo che mi ha tirato fuori dai guai. Stata l'unica persona su cui potevo contare in quel momento. Ah, ha fatto tutto questo per una palestra e l'altra. Tu invece come l'hai conosciuto? Sono compagni di classe e vicini di casa. Un giorno gli ho detto di provare a diventare A e lui mi ha preso in parole. Wow, avevi ragione a dire che fa paura, ma senti di queste due. Le vostre vicende non valgono nulla al confronto con lei, ma dico meno di nulla. Nessuno te l'ha chiesto, soprattutto pianta le dare tutte queste aree. A quanto pare andiamo tutti in amore e d'accordo. Ma per legge a voi però mi sembra. Ce l'abbiamo. Altro pollo ce l'abbiamo, bravi Ari ce l'abbiamo. Oh, ma c'è il primo slot. Flame ce l'abbiamo. Io credo che qua sotto riusciamo a sbloccare Coraidon un'altra volta, comunque questo è fatto giusto per far vedere un po' la zona con calma, senza buttarsi di sotto, per forzare il giocatore a... Mi sa che ci siamo! Ho detto io prima. Per forzare il giocatore a esplorare questa zona qua. Deve essere uno di quegli edifici di cui ci ha parlato la professoressa. Ah, frazione idromassaggio. Stazione di monitoraggio. Che memoria di ferro, Penny. Boh, non mi sembra nulla di speciale. Io ti ho sbloccato fuori qualcosa. Ho sentito Pokémon da super campionessa, quindi se ne trovano esemplari nella voragine. Solia, proviamo a affrontarlo insieme. A me vuol dire tipo Raid o... Ok. Non mi ricordo manco che tipo era questo. Di veleno, mi sa. Perché l'ha esploso? Lo volevo catturare. Accidenti a te, porco Giuda. Maledetta Nemi. Questo qui è pieno di Pokémon rari. Fatevi illusioni, questo è solo un assaggio dei pericoli dell'area zero, ve lo dico io. Tutta questa spocchia da dove arriva? Era il fatto che c'è già stato, no? Dai ragazzi, calmiamoci, entriamo nella stazione di monitoraggio, ok? No. Delle antiche rovine. Mi sembrano fin troppo recenti. Sembra abbiate raggiunto la prima stazione di monitoraggio sani e salvi. Questo impianto è stato costruito 87 anni fa come base di collegamento per le ricerche sull'area zero. Ecco perché c'è un letto. Potremmo usarlo per riposare se ci stancassimo. Solo è una richiesta per te. Potresti azionare il pannello centrale e disattivare il meteoroscopio. Riesco a leggere e disattivare il meccanismo di sblocco.
Via. Ben fatto, faccio affidamento su di voi per le stazioni di monitoraggio rimaste. Grazie al prototipo di Terrasfera, i piani alti hanno deciso di finanziare le mie ricerche. Ho improvvisato un laboratorio nel faro di Dosilla, ma prima o poi spero di tornare alla voragine e riprendere il mio studio sui cristalli. Funziona, sembra rotta. Vedete. Grazie a no. No, 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 c'è un teletrasporto. Chissà dove porta. Teletrasporto. Guardare, Marco Zero. Ah, ok, vabbè. Ecco che serve. La verità è che tutta la mia vita sono state mancato questa rivelazione shock di tutto passato. Shhh. Mi portava via così tanto acqua che non tornavo nemmeno a cena. Ho dovuto cucinare e lavarmi i vestiti da solo. Scusate, perché non so così niente su mia mamma. Mi convince che doveva essere fiero di lei, ma in realtà mi importava lei tutto ciò. Volevo solo che trovasse il tempo per me. Articolo online, prima ogni tanto mi mandava qualche mail, ma ora se poi c'è all'improvviso dicendo di venire da zero sembra normale, quindi ecco, non siamo esattamente la famiglia perfetta. Dai, non dire così, in fondo ogni famiglia ha i suoi problemi. Scusami per prima, non volevo essere indelicata. Io sono stato antipatico, mi dispiace. Affanculo. Dai, vi dovete da levare, su, su, su. Non me ne faccio niente la tua opinione, ma anche tu non sei male, così vi voglio. Grazie, anche quello ce l'abbiamo. In passato venni qui perché volevo incontrare mia mamma. Proprio questa zona attaccata a una creatura che non avevo mai visto prima. Sì, che Pokémon era? Non saprei definire un Pokémon, mi sembrava molto più feroce. Di sicuro fosse semplicemente un Pokémon un po' più selvaggio. Ma era completamente diverso, sembrava proprio un'altra creatura. Ho cominciato le feste persino il mio Bubsy, come me lo ricordo benissimo. Mi auguro di non vederlo mai più, altrimenti si mette male. Era parecchio forte. Vedo l'ora di incontrarlo. Avrei giurato. Il gatto non guasterebbe niente. Qua si può scivolare giù. Qui succedevano cose, ma sono già scesi tutti. Seconda, allora quel bagarozzo là ce l'abbiamo, lì Carrock ce l'abbiamo. Arrivate alla seconda stazione, finalmente. Andiamo a riposarci, vi prego. La mia testa ti facevo più resistente. E invece, sorpresa. Guarda che non c'è niente di cui vantarsi. Oh, ma che pesantezza però sti dialoghi. Oh, Jigglypuff. Quindi qui si incontrano anche Pokémon che vivono in super. È adorabile. Vediamo.
sguardo. Troppo addosso. Ah, aiuto! È una grotta. Tanto reagire, ma... Vanno si affreschi per cazzo. Ragazzi selvati non è una cosa. Questo diamine gli è preso, mi ha fatto prendere un colpo. Era piuttosto selvaggio per essere un Jigglypuff, non trovate? Già. Perso come minimo un anno di vita, muoviamoci, entrare su. Cosa e dove? Siete voi, Bloette? Non è molto diversa dall'altra stazione. Qui i Pokémon selvatici non possono entrare, dovremmo essere al sicuro. E cosa sono quei Pokémon che abbiamo visto in giro per l'area zero, secondo voi? Me lo stavo chiedendo anch'io. Non è che si tratta di queste cose qui. Quel libro da dove spuca? L'abbiamo già visto. I mostri dell'area zero. Fatemi capire, quindi non sono Pokémon? Non ne ho idea. Tu cosa ne pensi? Sono diversi dai Pokémon normali. Può essere, in effetti hanno un aspetto insolito nel Pokédex e non ho mai visto nulla di simile. Immagino sia giunto il momento di darvi qualche spiegazione. Professoressa, parte delle creature che si trovano attualmente nell'area zero sono Pokémon del passato, risalenti ai tempi ormai remoti. Pokémon del passato? Cosa? Ma è pazzesco! No, è impossibile. Sono stati richiamati qui da una macchina del tempo, situata nel laboratorio zero in cui mi trovo anch'io. What? Ma, quindi l'obiettivo della tua ricerca interminabile era... Aspetta, mi stai dicendo che sei riuscita a costruire una macchina del tempo? Esattamente, anche se ho sacrificato la vita per quella ricerca. Eh? Una macchina del tempo. Quindi potremmo anche viaggiare nel passato, per esempio. È certamente possibile, tuttavia, una massa come quella di un corpo umano non potrebbe più tornare nel presente. Allora passo, grazie. Ma... Senti un po', tu, per quale motivo ci hai chiamati qui nell'area zero? Pepe. Questo è un argomento che vorrei affrontare faccia a faccia, se possibile. Dovrebbe risultarvi più semplice comprendere la situazione vedendo tutto con i vostri occhi. Gloria, potresti azionare il pannello centrale e disattivare il meccanismo di blocco? Ben fatto, faccio affidamento su di voi per le stazioni di monitoraggio rimaste. Moriamo. Ricordi il libro che quella lì ci ha detto di portare? Deve per forza avere a che fare con quello che abbiamo visto finora qui nei lavoraggi. Credo sia meglio che lo tenga tu. Sono sicuro che sarai all'altezza delle sue aspettative, al contrario di me. Libro scarlatto. Resoconto a spedizione a Oragine, sì, abbiamo già letto a scuola. Mi raccomando, non perderlo. Bene, riposiamoci un po'.
adesso con la seconda stazione su 4, io direi che possiamo fermarci qua e continuare la prossima volta a scoprire cosa si cela in queste lande desolate e apparentemente, a quanto dice la professoressa, del passo appartenenti al passato. Ciao!